Pomeriggio e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG Flash. Ripartono i lavori al cantiere del Policlinico di Caserta dopo una lunga fase di stallo che ha generato forti polemiche per i tempi sempre più dilatati. Lo scorso 17 dicembre l'Università Vanvitelli ed il sindaco Carlo Marino avevano annunciato la ripartenza dei lavori di una delle opere più importanti di tutta la regione del Mezzogiorno. E così infatti è stato, nonostante il prosieguo dell'emergenza Covid-19. Questa mattina il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Caserta, Carlo Marino, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il rettore dell'Università della Campania, Luigi Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti. Ascoltiamo proprio le nostre interviste al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al sindaco di Caserta, Carlo Marino. È una giornata simbolica per tutta la Campania. Questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti, di sviluppo, di apertura di cantieri, di creazione di lavoro. Un'opera di valore straordinario per la provincia di Caserta, ma per tutta la regione Campania. Sapete che è un progetto partito 22 anni fa, poi crisi aziendali, rescissioni contrattuali, abbiamo ripreso. C'è stato un impegno straordinario del rettore, c'è stato un impegno del Comune di Caserta, c'è stato e ci sarà un impegno finanziario della Regione Campania per un importo di 50 milioni di euro. Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un'opportunità, nel senso che potremo dotare il Policlinico di Caserta delle tecnologie più avanzate oggi esistenti in Italia e nel mondo. L'impegno della Regione Campania è in questa direzione. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le tecnologie, gli arredi interni, le dotazioni tecnologiche per il Policlinico. La Campania garantirà queste dotazioni per un importo di 50 milioni di euro. Poi abbiamo un accordo con il Comune di Caserta per realizzare le infrastrutture della mobilità, sia su strada che su ferro. E quindi dovremo evitare che sia un grande complesso in una specie di deserto. Dovremo garantire collegamenti effettivi ed è veramente un'opera di valore straordinario per tutto il sistema sanitario della nostra regione. Una giornata che ci dà fiducia e che ovviamente rappresenta un'occasione di sviluppo davvero unica per tutto il territorio. Una giornata, una mattinata molto importante, ripartono i lavori, riparte il cantiere del Policlinico. Non è solo una ripresa di lavori, una ripresa di sviluppo, di occasioni per i nostri giovani, del diritto alla salute. Vogliamo combattere questa emergenza pandemica facendo riprendere un'opera straordinaria che era ferma da anni, si sono risolte le sue difficoltà, i suoi prospetti giuridici, si è arrivato a discutere con l'ANAC, con l'anticorruzione, con una transazione importante, con l'azienda che è riuscita a ripartire, e oggi avremo 32 mesi, un cantiere certo, lavorazione ogni mese per circa 3 milioni e mezzo di lavori, e già pensiamo alle infrastrutture intorno al Policlinico. Il Policlinico sarà il nuovo rinascimento della città, sarà la prospettiva e il futuro di perché i nostri giovani dovranno rimanere in questa terra. 500 posti per curare la salute, ricerca, didattica, fra un anno avremo già la didattica e l'università che vivrà in questa struttura, e soprattutto già stiamo immaginando quelle che sarà sia la metropolitana leggera che servirà il Policlinico, sia tutte le infrastrutture a gomma che dovranno ancora crescere di più, non tanto l'interconnessione con la città, ma anche la rete regionale che colleghi il Policlinico all'intera Campania. Io penso che questa è una delle grandi opere della Campania, farla ripartire e farla riprendere quella che era la sua prospettiva e il suo futuro è non solo un'occasione per Caserta, ma un'occasione per l'intera regione. Sindaco, abbiamo visto al piano superiore il plastico, un progetto veramente ambizioso che conferma Caserta e la Campania un po' il fiore all'occhiello anche per quanto riguarda la sanità, con l'obiettivo proprio, come ha detto lei, di porre in luce anche le eccellenze del territorio. Assolutamente sì, noi già stiamo immaginando e abbiamo già realizzato tutte le infrastrutture per fare un piano di insediamento produttivo nelle aree antistanti del Policlinico. Ci sarà un polo tecnologico sanitario
che aiuterà e sosterrà le azioni di governance all'interno del Policlinico e soprattutto porterà lavoro, lavoro per non solo in questa grande opera, già adesso ci saranno tanti lavoratori dentro, ma soprattutto lavoro per il futuro. Noi dobbiamo guardare l'attuale esigenza, ma già pensare alla prospettiva. Questa è la visione, questa è la strategia, questa è la voglia che vogliamo costruire per Caserta. C'è da fare ancora molto e noi vogliamo continuarla. Importante anche la sinergia che si rinnova tra ovviamente il Comune di Caserta, la Regione Campania, l'Università Luigi Vanvitelli. Si è creato un asse fondamentale, non solo una filiera istituzionale, governo nazionale, regionale e comunale, ma soprattutto anche gli stakeholders del territorio. L'università non solo è conoscenza, non solo è cultura, non solo è ricerca, ma anche è un'occasione di creare lavoro sul territorio. Lo vogliamo fare, lo facciamo insieme al Presidente De Luca, insieme al Rettore Nicoletti. Non voglio qui ricordare anche il grande lavoro che fece il rettore Paolisso per arrivare a questo punto, e oggi possiamo, grazie anche al Comune di Caserta che ha già realizzato tutte le infrastrutture a sostegno del Policlinico e già ne vuole fare ulteriormente altre, possiamo costruire il futuro, non solo un futuro di idee, di proposte, ma anche di occasioni. Importanti novità sulla consegna dei prossimi vaccini da parte di Pfizer e BioNTech, che hanno annunciato un piano per ridurre a una settimana i ritardi nella distribuzione, dilatati fino a 3-4 settimane. Il piano permetterà di aumentare la capacità di produzione in Europa e di fornire molte più dosi, soprattutto nel secondo trimestre, scrivono in un comunicato ufficiale. Torneremo al calendario iniziale di distribuzione all'Unione Europea a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio, prosegue la nota. Per farlo, alcune modifiche al processo di produzione sono ormai necessarie. Sempre sul fronte vaccini, il calo della fornitura degli stessi da parte di Pfizer colpirà anche la Campania, ma la Regione ha avuto rassicurazioni sulla decisione dell'industria farmaceutica di riprendere la spedizione normale a partire dalla settimana appunto del 25 gennaio. Stamattina, spiega Ugo Trama dell'unità di crisi della Regione Campania, Pfizer ha comunicato un piano per non ridurre le quantità consegnate all'Europa e infatti anch'io ho avuto un contatto con un responsabile che mi ha rassicurato. Evidentemente le pressioni del commissario Arcuri hanno avuto effetto. Ieri anche il presidente della Regione De Luca aveva avuto un contatto con lo stesso Arcuri per esprimere la sua preoccupazione della Campania. Una riduzione ci sarà dunque nella consegna a inizio settimana. Era previsto l'arrivo di 36.000 nuove dosi, ne arriveranno circa 32.000. Un calo che non preoccupa l'unità di crisi, a patto che dal 25 gennaio tornino le dosi pattuite. Le rassicurazioni ricevute, spiega ancora Trama, sono importanti perché in caso di forte slittamento delle consegne avremmo dovuto rallentare la somministrazione della prima dose di vaccino per conservare quello necessario per il richiamo per chi già l'ha fatto. Ora invece possiamo tornare nella piena programmazione e speriamo che per metà febbraio si possa già passare alla fase 2. 221 flaconi del farmaco Alcover nascosti in diverse stanze di una casa all'interno di buste in plastica. E quanto hanno scoperto a tre case nel napoletano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, supportata dai militari del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno. La pericolosa sostanza psicotropa, conosciuta come droga da stupro o anche ecstasy liquida, con potenti effetti inibitori a livello cerebrale, era conservata in fiale di diverso volume. La droga nell'abitazione di un 43enne già noto alle forze dell'ordine è stata trovata anche grazie a Willy, il pastore tedesco del nucleo cinofili, addestrato al rinvenimento anche delle droghe sintetiche. Controlli sono stati messi in atto dai militari nei comuni dell'area vesuviana sud-orientale di Trecase, Terzigno e Ottaviano. Franco Lettieri, l'uomo ucciso ieri sera a coltellate ad Ascoli Piceno, residente da tempo nella città marchigiana, era un ex collaboratore di giustizia. 56enne di Salerno si era trasferito dalla Campania, dove era stato coinvolto in alcuni fatti connessi alla criminalità organizzata, tanto da aver avuto una condanna per associazione a delinquere. Aveva collaborato con la giustizia, vivendo per un periodo sotto protezione, che però gli era stata tolta da tempo e aveva ricevuto una somma di denaro per
per potersi rifare una vita lontano dalla sua terra. Si era quindi stabilito ad Ascoli Piceno. Il suo pregresso giudiziario però non viene al momento in alcun modo collegato con l'omicidio di cui Lettieri è stato vittima ieri sera e per il quale è in carcere Pietre Lambrù, 57enne muratore rumeno, anche lui residente ad Ascoli. Consueto bollettino pomeridiano intanto dell'ASL di Caserta sui nuovi casi Covid delle ultime 24 ore. I contagi odierni registrano 155 nuove positività in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. I tamponi processati sono 1833 con una percentuale di incidenza pari all'8,4%. I guariti sono invece 136 mentre continuano ad aumentare i decessi, altri 8 quelli certificati nell'ultimo bollettino, che porta il totale a 562 da inizio pandemia. Le comunità colpite dai decessi sono Aversa, Grazianise, Lusciano, Maddaloni, Parete, Portico di Caserta, San Marco Evangelista e Sparanise. Le città con il maggior numero di positivi invece sono Maddaloni con 21, Marcianise con 11, San Nicola la Strada con 9 e Mondragone con 8. Ennesima truffa scoperta dalla troupe di Striscia la Notizia. Una scuola di Pastorano regalava punti ai professori in cambio dei soldi. I docenti infatti pagavano da soli contributi e stipendi in cambio di punti utili per scalare le graduatorie utili statali. Il protagonista della vicenda è sempre lo stesso, chiamato scherzosamente Mister Sparadiplomi, un uomo scoperto da Striscia lo scorso 15 gennaio. Nel primo servizio andato in onda in quella data, infatti, l'inviato Luca Bete si è recato a Pastorano ed è riuscito a beccare nuovamente poi Mister Sparapunteggi in un bar. La calma è durata pochissimo, l'uomo non appena aveva visto Abete entrare nello stesso bar si è subito allontanato dal locale in compagnia di un amico, ha poi fermato un'auto della polizia municipale che stava transitando in zona ed è praticamente salito a bordo. Dopo pochi minuti è sceso dalla vettura della municipale e si è nuovamente allontanato, ma non contento l'amico questa volta si è scagliato violentemente contro Abete e la sua troupe minacciandolo di gravi ripercussioni. Alla fine gli animi si sono placati e l'inviato ha invocato l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine allo sfruttamento lavorativo della scuola paritaria di Pastorano. Pieno sostegno al corpo della Polizia Municipale, lo ha ribadito il sindaco di Santa Maria Vico Andrea Pirozzi a seguito degli spiacevoli eventi che hanno coinvolto nei giorni scorsi alcuni agenti in servizio presso il comando di Santa Maria Vico. Per il primo cittadino si è trattato di un atto di violenza che non può e non deve essere tollerato, soprattutto in un momento così difficile, dichiara, che vede i nostri rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati quotidianamente alla lotta al Covid. Solidarietà ai vigili coinvolti è stata espressa anche dall'assessore delegato Giuseppe Nuzzo, che nel definire l'episodio un attacco alle istituzioni locali ha annunciato anche che l'amministrazione seguirà da vicino tutto l'iter giudiziario, senza escludere l'eventuale costituzione quale parte civile nel procedimento penale contro i responsabili, che intanto sono stati già identificati e denunciati. Passiamo come di consueto anche allo sport e alla Serie A. Giornata di vigilia già per il Napoli che si prepara una settimana di fuoco. Prima la sfida di domani al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta contro la Fiorentina, poi il big match di Supercoppa contro la Juventus mercoledì. Per il lunch match di domani Rino Gattuso non potrà contare su Osimhen ancora positivo al Covid e sullo squalificato di Lorenzo. Possibile spezzone di gara invece per Mertes già in panchina nel match di Coppa Italia contro l'Empoli. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina con la difesa composta da Isai, Koulibaly, Mario Rui e uno tra Manolas e Maximovic. In mediana invece dovrebbe esserci Fabian Ruiz accanto a Bakayoko con Petagna unica punta supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Intanto ha parlato anche il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. Contro una squadra forte come quella di Gattuso dichiara bisognerà avere lo stesso atteggiamento propositivo e giocarcela assolutamente a viso aperto. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, vi do appuntamento sempre con l'informazione di Teleprima alle ore 21. Buon pomeriggio.